La partita è stata emozionantissima, tirata sin dal primo minuto, abbiamo combattuto fino alla fine e loro si sono rivelati veramente una grande squadra, non siamo partiti molto convinti, però con il diciamo, proseguimento della partita abbiamo fatto vedere chi siamo, che anche se siamo diciamo, i quarti in Italia, possiamo far vedere a tutti e a tutte le squadre d'Europa che noi possiamo vincere questo torneo. Il Benfica è stato un degno avversario, ma che vinca il migliore. Io ci sono venuto anche l'altro anno a Villanova, amo questa città, non vedevo l'ora di tornarci per mostrare le nostre tecniche, diciamo, i nostri miglioramenti. Il torneo è stato, come si dice, è stato fantastico. È stato organizzato sin da minimi dettagli, dal pullman, dai trasporti, dalle partite, niente è stato lasciato al caso. Mi è garbato tutto del torneo, la città, il mare, l'hotel, l'organizzazione, le persone. Amo la Spagna e spero che il prossimo anno loro, perché io vado in categoria superiore, possano tornarci perché questa è veramente una magnifica città, è un grandissimo torneo. Fica è una grossissima squadra, noi non siamo abituati in Italia a questi confronti, la temevo proprio da questo punto di vista. Ho chiesto ai ragazzi e ho detto che queste competizioni qui, anche gli altri, soffrono la pressione perché è una semifinale, quindi di non ritenersi inferiori ma entrare in pista tranquilli, perché tanto gli altri stavano vivendo lo stesso stato d'animo e quindi da quel punto di vista lì eravamo pari. Avevamo fatto vedere un buon gioco fino ad oggi e quindi anche loro sicuramente ci temevano. Per me l'avversario era veramente molto 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 forte, però siamo riusciti a batterlo con una partita difficilissima e sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi. E la partita mi ha divertito veramente. Meravigliosa, un'esperienza meravigliosa. L'anno scorso ero rimasto veramente colpito dall'organizzazione, dallo spirito che si crea anche fra i ragazzi. Io che sono uno sportivo da tantissimi anni amo queste cose e veramente l'amicizia che si nota quando i ragazzi si salutano è bellissima. L'organizzazione è veramente meravigliosa, è un torneo che fa onore all'hockey e fa onore soprattutto a voi dell'organizzazione e alla città che lo ospita. Foi uma partida intensa, acho que o jogo podia cair para os dois lados. Tiveram a sorte do jogo, falhámos o livre direto, eles conseguiram concretizá-lo. E pronto, é assim o hockey patins. Parece-me uma experiência muito boa, uma grande organização, e espero um dia no sub-17 voltar aqui. Foi uma partida muito disputada, sabíamos que ia ser uma partida que se ia só ver nos talhos. Pronto, se caiu para o Falónica, como podia ter caído para nós. Penso que no jogo jogado em si, muitas faltas, muita intimidação aos jogadores. Penso que o hóquei em patins é um desporto de contacto e que os árbitros, por vezes, não conseguem definir a própria ação, o colocado do jogador, o stick, e marca muitas faltas e intimida muito os jogadores. Agora, em relação a. Pronto, é um campeonato muito intenso, são muitos jogos, pouco descanso, ok, mas serviu para o crescimento dos jogadores.